Spero apprezziate il mio sforzo. Dopo 6 ore di live vi porto un contenuto incredibile diviso in due parti, perché nella prima parte vi farò vedere un bug assurdo. Mi avete intasato la casella delle mail con questo bug, quindi ve lo porto e ve lo mostro, lo faccio vedere a tutta quanta la mia community. Fantastico in raid per vincere tutti quanti i raid. Seguite tanto il video e alla fine faremo il mio ultimo brawler da portare a 700. Ringrazio mod perché abbiamo giocato, ragazzi, alle 2 di notte, cose mistiche. Sto registrando alle 2:45, ma il mio account a tutti i brawler over 700 questo pomeriggio comincia in push a 7:50 per ittare le 23.000. Rimanete sintonizzati sul canale, lasciate un pollicione, minimo 23 like, iscrivetevi attivando la campanella e codice creatore Grax nello shop. Come sempre andiamo subito a fare il bug, vi faccio vedere il bug, ragazzi. Nuovo evento, vi prendo 10 biglietti, quindi faremo anche qualche versione di ride, perché è super easy, cioè se possono battere tutti i boss smodata 16 in 3 minuti. Fidatevi di Grax che non vi porta cose brutte. Metto Nita con l'orsetto, attenzione, corso di sberle, e andiamo a playare. Raid inserito. Ringrazio ovviamente i mod che mi permettono tutto questo. Serve, ragazzi, come cosa fondamentale il gadget di El Primo. Correggetemi se sbaglio, ma si può fare anche con il gadget di Semino, ma noi lo facciamo classico, ragazzi, con El Primo. Biglietto consumato. Andiamo, ragazzi, a prendere il robot. Guardate che roba, ragazzi, vi mostro esattamente come funziona. Bea lo porta vicino al laghetto, lo aggrappa, aggrappalo, e si è buggato. Ragazzi, non ho un minimo di senso. Lancia solamente i razzi, da quello che ho capito. Dovrebbe lanciare solamente i razzi. Questo è Raid. Come fare casse gratis e come fare soprattutto i livelli per il profilo. Avete ancora tempo per farlo, dovrebbe finire credo lunedì mattina. È un bug, ragazzi, che la Supercell conosce. Sicuramente lo risolverà, non vi preoccupate. Quindi affrettatevi a farlo se potete farlo. Tanta roba, ragazzi. Guardate, corso di sberle. Cioè, possiamo mettergli l'orso lì e andare a fare dei danni incredibili. 560 al colpo. Abbiamo già finito il primo. Questa è modalità normale. Andremo avanti, saliremo ancora di più. Abbiamo 10 biglietti da utilizzare. Vedremo fino a dove riuscirò ad arrivare. Troppo facile, neanche i robottini sono arrivati. Gettone stella, ovviamente vittorie. Fantastico, tutto quanto bellissimo. Modalità difficile. Vi giuro non ha un minimo di senso. Questo è un déjà vu, stessa identica cosa di prima. Bea deve prendere l'aggro, ragazzi, del robot e portarlo semplicemente su questo laghetto. Ma perché, ragazzi, se bugga tutto? Perché siamo in quarantena e quindi anche su Brawl Stars, anche Brawl Stars non ammette la possibilità di fare un bagno. Nel momento in cui il robot va a fare il bagno, arriva, ragazzi, lo stato e proibisce appunto di effettuare un bagnetto tattico. Malissimo. Tocca stare in quarantena, non si va al mare, ragazzi, né al lago né al mare. Ma l'ha detto il boss che ha infranto le regole. Vedete, questo succede a chi infrange le regole. Modalità difficile. I prossimi li taglio, saranno tutti quanti rapidi. Arriveremo all'ultimo biglietto, vi farò vedere esattamente, ragazzi, il panico verso la smodata. Io non sono mai arrivato a smodata in vita mia perché non l'ho mai fatto, considerate. Vi dico solo questo. Però il corso di sberle ve lo devo far vedere. Corso di sberle. E si comincia a prosciugare il robot. Robot difficile. Tanti saluti. Danni incredibili. Bea se ne va pure. Ma sì, mi ha fatto il giampetto. Ma che problema è? 100.000, 33. Questo va giù molto easy. Io posso stare anche qui fermo, colpire. E volete fare casse gratis? Questo è il modo giusto per completare e migliorare il profilo. Perché quelli che è riuscito a portare a casa dei livelli, tipo smodata 5, 6, 7, 8, poi rimarranno perennemente all'interno del profilo. È stato bello. Ciao, difficile. Mi hanno detto che il boss si è arrabbiato, però rimane fermo. Ma perché? Vabbè, comunque, modalità esperta. Ciao. Siamo riusciti a superare la smodata 4. Questa, secondo me, è la comp finale. Jesse, Nita e Del Primo. Ma occhio, regà, perché adesso comincia a essere veramente devastante. Ci facciamo la smodata 5 e poi via di push a 700. Ultimo brawler a 700. Guardate quanti missili tira il boss. Non adesso. Adesso Bea cercherà di fare la classica manovra che spesso con un boss forte non riesce. E poi bisogna ritornarci. Ok, Bea c'è. Sì. Time to manovra. Tra un secondo, un passetto in più verso il laghetto. Dai. Lago di Como. Lago di Como, Bibi, sì. Ok, lago di Garda, andiamo a prenderci subito l'orso. E qui comincia il devasto. Questo inizia a sparare missilotti, perché i missilotti sono l'unica cosa che tira. E ne tira veramente tanti.
Ma nel momento in cui prende i power up e porto l'orsetto tipo su 10 power up con la torretta eccetera, guardate come scende il boss. Siamo solamente ad un 6% e questo c'ha 800.000 di vita. Io non oso immaginare come potrebbe essere questa situazione senza questo genere di bug, perché la Supercell non lo lascia. Vai con l'orso e cominciamo a fare danni. 615. Tutto sta nel riuscire a prendere i power up. Fermate coi missili, zio. Fermate. Oh, ragazzi, è devastante. Abbiamo perso un player. Calmi. La torretta fa un sacco di dolore. Io continuo a caricarmi la ulti, continuo a prendere dei power up. Arriva Beck che gli fa una super ulti in the face e via. 4 power up. L'orso sta a 672 di danno. Ho un altro biglietto. La smodata 6 la farò off camera, perché beh, purtroppo non lo può fare. E volevo ringraziare e salutare Yoshi e Giovi. Purtroppo si sono addormentati, ragazzi. Gli voglio un sacco di bene. Ok, cambiamo l'orso. Orso da 8000 di life con quasi 900 di danno. Comincia a farsi sentire. Più power up prendo, più l'orso farà danni e prima riusciremo a killare il boss. Questa è smodata 5. Smodata 16? Cioè, smodata 16 che cos'è? Guarda la torretta che toglie anche i robottini. Perfetto. Al decimo power up, ragazzi, switcho. Non voglio morire però. Non devo... Non si sta a regolare boss in questo momento, eh. Boss, non ti sta a regolare. Stiamo solamente al 50%. E non si sta regolando, io non mi posso avvicinare. Prende power up, cambio l'orso e ora ci andiamo a divertire con un orso da 11. Via, danni da 1000 più, credo. 1170. Quanto è ASMR sta cosa? Quanto? Ho 14 power up, forse arriva a 15. Tra poco l'orso ci lascia le penne. Vado a 15, 500 di danno il danno del missile. Orso da 15 che fa 1400 in... Non lo so, sarebbero tipo 3000 di danni al secondo probabilmente. Siamo a 16. È stato bello, bravo robot. E questa, ragazzi, è la smutata 5. Ripeto, vi basta incastrare il boss nel laghetto, questo qua, ragazzi, sulla parte di sinistra. Ciao Narboss, ce l'abbiamo fatta. E credo che ci dia anche 120 gettoni. Non è male, non è male per niente. Fatemi sapere cosa ne pensate, se avete fatto il raid, se avete ancora dei biglietti, sfruttateli per arrivare anche a smodata 16, così vi sbloccate il record nel profilo. Purtroppo io arriverò solamente a smodata 6, mi dispiace, ma non è un problema. Ringrazio ovviamente i moderatori che mi hanno permesso tutto questo, ma adesso è il momento piuttosto in assoluto. Sono in record e voglio chiudere Bibi a 700. Vi chiedo il like, vi chiedo l'iscrizione, campanella e codice Grax. Si va in duo, basta un più 7. Speriamo bene. Sembra un taglio normale, ma in realtà dietro a questo taglio, ragazzi, c'è molto di più. Vi racconto quello che mi è successo, sperando di non schiattare, sperando che la mia Shelly sia sul pezzo eventualmente. Forse non riesco a crepare perché Bibi, dopo il bilanciamento, è diventato talmente OP. Tre power up, sono contento. Vi ricordate? Ero a meno 7, 693. Mancavano 7 coppe. Ci ha fatto fare due pareggi. Dopo i due pareggi ci ha fatto addirittura Galat sta spaccando tutto perdere con una quarta posizione. E poi ho fatto una seconda e sono tornato a meno 6. Poi ho perso nuovamente in quarta, vinto di nuovo in seconda. Ora mi trovo a 795. Galat li sta distruggendo e probabilmente con 8 power up, raga, non si può sbagliare. Questa deve essere la partita per chiudere completamente i brawler a 700. Solo il Boarus può distruggerci. Non te muove, zio, non te muove. Wait, scegli, riprendi live. Dopo quello che ho fatto, 7 ore di live per portarvi questo contenuto qua, mi merito, ragazzi, 7 like. 7 like, sì, 7 like, sì. So che potete farcela, so, 7 like. Basta che solamente 7 di voi possano piazzare like. Tra l'altro, non a caso ho messo Bibi, perché Bibi si è diventata forte. Ma Bibi, ragazzi, sarà fondamentale tra 7 giorni. Tutto torna, il 7 è il numero perfetto, massimo di ogni cosa. Il 26 aprile ci sarà una cosa molto importante per me, ma molto importante per tutta la community italiana per quanto riguarda Bibi. La chiudiamo anche con una vittoria. Grax ce l'ha fatta, non mi sembra vero. Tutti i brawler a 700. Ricordatevi, 26 aprile, se volete già andare sul Supercell Make per vedere un po' di cose. 704 coppe e questo, ragazzi, è il mio account. Tutti over 700, grado 24. Questa sera push anche per i gradi 25. Credo un 6 brawler probabilmente li facciamo.
Vi mando un bacio, spero che vi sia piaciuto il bug. Lasciate un pollice e iscrivetevi alla campanella. Codice creatore Grax nel negozio se volete shoppare, Orosbo, eccetera. E ringrazio tutti quelli che mi hanno consigliato il bug, altrimenti non lo sapevo. Un bacio, ciao belli, ciao, a domani. No, stasera live, domani video, ciao.